Bene, raccolgo con piacere l'invito del Bandolo, associazione di cultura politica, a contribuire alla loro raccolta di conversazioni virtuali. Si parla molto in questi giorni, in queste settimane che seguono al blocco sanitario, si parla molto di ripartire. E anche di ripartire attraverso la cultura, il fare cultura. Allora mi chiedo se non sia davvero l'occasione giusta per provare anche a cambiare prospettiva. Vi racconto questa possibilità attraverso un caso di studio che riguarda due artisti. Riguarda due artisti di origine russa, russi di origine, ma naturalizzati negli USA, che spesso hanno lavorato insieme. Si tratta di Vitaly Komar e di Alex Melamed. Komar e Melamed negli anni 90 hanno lanciato un progetto chiamato The Most Wanted Paintings, quindi i quadri più voluti, i quadri desiderati. Un progetto in cui hanno, non è stato il primo, in cui hanno continuato a coinvolgere il pubblico nelle loro opere e l'hanno fatto questa volta in maniera più radicale. Addirittura si sono rivolti a una società di sondaggi e attraverso questa società hanno trasformato un'imponente quantità di persone di tutti i paesi di tutto il mondo in loro committenti, cioè hanno chiesto a questa società di somministrare appunto a un numero variegato di persone e anche di estrazione culturale molto molto diversa, di somministrare loro una serie di questionari nei quali appunto chiedere a queste persone quali opere avrebbero voluto che i due artisti realizzassero, quali quadri, ma quindi con quali soggetti, a partire dai temi, dai soggetti, ma poi anche andando più nel dettaglio, con quali colori e con quali tecniche avrebbero voluto vedere realizzate queste opere e via via dettagliando. Allora, il progetto è andato avanti dal 95 al 97 e i due artisti, Komar e Melamed, hanno ricevuto poi infine tutti questi questionari divisi per paesi, per nazioni, e si sono messi all'opera e hanno realizzato, secondo le indicazioni di questa massa di pubblico, di persone, hanno realizzato le loro opere. Allora, la predominante che ha caratterizzato globalmente le scelte, le indicazioni date, è quella della pittura figurativa, di paesaggio, specialmente vedute, magari anche con all'interno qualche scena, qualche piccola figura, e con una predominanza di colori che vanno dall'azzurro al verde e che ben si sposano con questo genere pittorico. Ci sono state pochissime eccezioni. In Europa gli olandesi sono stati tra i pochissimi a chiedere anche dipinti non figurativi, quindi con forme astratte, geometriche. Tutti gli altri, la maggior parte, appunto, hanno chiesto di realizzare opere tutto sommato stereotipi legati a, così, a una tradizione accademica rassicurante. Vi mostro alcuni dei risultati che si possono vedere anche sul sito del Dia Center di New York. E allora, queste sono alcune tele realizzate per il pubblico cinese, quindi con la predominanza dell'acqua, di un lago forse, poi qualche montagna, un animale in primo piano. E poi questa invece per l'Occidente è una tela con ancora una volta una veduta, un paesaggio, qui ci sono sempre delle montagne, anche qua c'è l'elemento acqua, insomma i colori sono un po' quelli. Ora, naturalmente, in questo esperimento da parte dei due artisti c'è anche naturalmente un atteggiamento ironico anche rispetto al loro stesso lavoro, anche demistificante, certamente. Ma io credo che ci sia però anche
sullo sfondo una riflessione che ci suggeriscono attraverso questo esempio. D'altra parte ci troviamo di fronte all'ennesima conferma del fatto che qualsiasi attività, in questo caso artistica, culturale, comunque, non può essere una questione democratica intesa come demandata alle masse, perché seguendo, diciamo così, le volontà di un pubblico così vasto, si rischia di non fare passi in avanti, si rischia anche forse l'appiattimento, sicuramente l'omologazione, e la cultura non farebbe in questo modo passi in avanti. Questa riflessione l'ha fatta in un modo estremamente lucido in un bellissimo saggio del 2008 David Sassoon, che ha dimostrato come sia sempre l'offerta culturale a creare un proprio pubblico. E non il contrario, è sempre l'offerta che crea il suo pubblico e quindi anche anche la domanda pagante, e non il contrario, perché, come dire, nessuno di noi sa di desiderare una certa esperienza culturale. Prima che qualcuno sia in grado di mostrargliela, di fargliela apprezzare. Ed è da qui che nasce il rovesciamento culturale che è auspicabile quando, come in questo momento, ci si chiede di ripartire facendo cultura. Allora si può anche provare a farlo. Senza rincorrere l'audience, senza rincorrere la domanda, ma proponendo una nuova offerta culturale, proponendo quindi un passo in avanti, che è il compito del fare cultura e non il contrario.